Cristiano Ronaldo lascia la Juventus. Quante volte abbiamo sentito questa frase negli ultimi anni? Già probabilmente dal secondo anno di Cristiano Ronaldo, alla fine del primo anno, si iniziava a ragionare su questa ipotesi che potesse allontanare il portoghese dalla Juve. E più di una volta ne abbiamo parlato qua sul canale, più di una volta ci ho dato poco peso. Ora per oggi qualcosa è cambiato. Oggi qualcosa è cambiato. E ne stanno parlando anche delle testate molto più affidabili che solitamente stavano zitte. Provo a spiegarvi un po' tutto. Prima di cominciare, però, c'è OneFootball. Qui sotto in descrizione il link per scaricare sui vostri smartphone OneFootball, appunto, e capire se questa voce di Ronaldo che lascia la Juventus può essere giusta oppure sbagliata. Non fatevi scappare l'occasione di avere questa applicazione sul vostro cellulare che con una notifica vi informa in temporale di tutto quello che accade in futuro alla vostra squadra del cuore. Mi piace a questo video, cerchiamo di arrivare intorno ai 2000 like canonici, come sempre quando parliamo di calcio, che è la cosa che ci piace di più, e di calciomercato che, lo dico tante volte, è un po' la cosa che mi diverte di più. Io so che gli addetti ai lavori invece lo detestano. Alla fine del calciomercato anch'io arrivo un pochino pieno, però quando sta iniziando il calciomercato io mi diverto sempre un po'. Oggi dovevo uscire tra l'altro il video con Luca Mastrangelo, il riassunto della chiacchierata che mi ha fatto ieri su Twitch. Non uscirà perché purtroppo Twitch mi ha tolto completamente la voce di Luca, quindi è un monologo praticamente tra me e un Mastrangelo che non parla. Mi dispiace, soltanto chi l'ha visto in diretta potrà essere stato partecipe, quindi è un contenuto per pochi eletti a questo punto, mi dispiace tanto. Dicevo, cos'è cambiato in questo discorso di Ronaldo che lascia la Juve? Beh, diverse cose. La prima è che ha un solo anno di contratto, ma questo lo sapevamo già. E già in questa stagione era apparsa questa voce e l'avevo etichettata come, non dico impossibile, perché nel calcio secondo me di impossibile c'è poco o niente, ma molto improbabile. Tra l'altro la versione ufficiale, che è stata confermata da Agnelli, Paratici, Nedved, che Cristiano Ronaldo 100% l'anno prossimo sarà un giocatore della Juventus. Così come Andrea Pirlo 100% sarà l'allenatore. Queste sono le versioni ufficiali che abbiamo ad oggi. Possiamo fidarci? Vabbè, palesemente no. Abbiamo visto negli anni tantissime volte in cui veniva confermata la guida tecnica, veniva confermato uno specifico giocatore e poi bam, non succedeva niente. Dobbiamo forse preoccuparci più di Dybala, al quale non è stato dato il 100%, ma è stato scaricato in maniera elegante con parole di circostanza, dicendo che per alcuni giocatori le offerte sono sempre da valutare, il mercato è strano, può imporre sacrifici, non è detto che rimanga, vedremo se rinnoverà, quindi è più indiziato Dybala. Ma c'è una cosa in particolare che mi ha scioccato. Provate a ragionare, facciamo un salto indietro nel tempo in tutte le volte in cui usciva la voce che Ronaldo avrebbe lasciato la Juventus. Quando si andava a piazzare questa voce? Durante il lockdown, ok? Quindi per un lungo periodo nel quale non ci sono state partite, o durante ogni singola pausa delle nazionali. Tutte le volte che la Juventus smetteva di giocare perché giocavano le nazionali, bam, Cristiano Ronaldo lascia la Juve, ecco la voce, l'indiscrezione, la conferma, il sussurro, il tweet. Non si gioca, o comunque non si gioca con i club, si gioca con le nazionali che hanno meno appeal rispetto ai club. Bisognerà pur vendere le copie dei giornali, bisognerà pur far cliccare i video, gli articoli sul web. Oggi no. Oggi si sta parlando di un Cristiano Ronaldo che potrebbe lasciare la Juventus in un finale di stagione in cui comunque le partite ci sono e sono anche qua ogni 3-4 giorni e si gioca sempre, perennemente, praticamente tutti i giorni. Questo può essere un dettaglio, un piccolissimo dettaglio, ma che fa la differenza. Nella giornata di ieri è venuto fuori l'interesse del Manchester United. Come diceva anche Romeo Agresti, è difficile che possa tornare al Real perché il Real ha fatto alcune valutazioni, ha fatto anche non solo tecniche ma economiche, anche a livello anagrafico. Cristiano Ronaldo ha un anno di contratto con la Juve, dicevamo, ed è molto probabile che uno tra Ronaldo e Dybala sia di troppo. Lo sapete come la penso. Nel calcio è sempre meglio avere più giocatori forti, quindi io terrei sia Ronaldo che Dybala che considero giocatori forti. Dovessi decidere di farne andare via uno, dipende come vuoi ragionare. Se vuoi ragionare nell'ambito sportivo, beh, è molto semplice. Secondo me Cristiano Ronaldo è più forte di Dybala e quindi terrei Cristiano Ronaldo piuttosto che Dybala. Se voglio ragionare sull'ambito della programmazione, 1,93, 1,85, è molto logico trattenere Dybala, seppur non sia un giocatore del livello di Cristiano Ronaldo, e non so nemmeno se mai potrà diventare un giocatore come Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo veramente ha scritto la storia del calcio. Quindi vedete che c'è un pro e un contro in tutte e due le cose. C'è un altro pro in questo momento che va verso Cristiano, che si è un po' adattato negli anni,
primo anno che è arrivato sembrava obbligato a giocare in un attacco a tre come esterno di sinistra. Ultimamente, nelle ultime stagioni, soprattutto in questa, l'abbiamo visto come punta centrale di fianco a un altro attaccante. Ed è l'anno, questo, bene o male, in cui ha una media realizzativa più alta. Ci sono ancora 5-6 partite a disposizione per far sì che Ronaldo possa battere il suo record. In questo momento è capocannoniere della Serie A, vorrà consolidare questa classifica per vincere anche questo obiettivo, dato che non l'aveva ancora mai vinta, non l'ha ancora mai vinta, e vorrà sicuramente provarci. Però Ronaldo si è un po' adeguato. Dybala invece, lo sappiamo bene, è un giocatore con determinate caratteristiche che per forza di cose deve essere inserito in un certo contesto centrale, magari con un'altra punta di fianco, una seconda punta barra trequartista, molto a esagerare, perché Dybala è una seconda punta, è un po' come a livello di posizione in campo è quella che ricopriva Del Piero, solo che uno preferiva partire da destra, uno da sinistra, perché uno è destro e uno è mancino, quindi ovviamente per rientrare e liberare il piede forte devono giocare sul lato opposto. Quindi c'è un discorso anche a livello proprio tattico. Certo è che sia Ronaldo che Dybala si trovano a loro agio con un attaccante forte fisicamente. Quindi in questo momento l'attacco della Juve è un po' un rebus, nel senso che Dybala, Ronaldo e Morata sono tutti e tre in bilico. Due perché hanno il contratto in scadenza, uno perché va verso il ritiro, quindi Ronaldo, un altro perché non si vuole rinnovare determinate condizioni economiche. Morata è in prestito, quindi già è scarso a livello numerico, non a livello tecnico, a livello numerico è un attacco scarso, perché tre attaccanti per quattro posti, per due posti, bisognerebbe averne almeno quattro, no? Per avere le rotazioni. Quindi secondo me a livello numerico manca un attaccante, e per come ragiono io, dovessimo mantenere questo trittico di attaccanti anche l'anno prossimo, serve un giocatore giovane da far crescere, dato che Morata bene o male, se rimarrà, sarà per un altro anno in prestito e non per un riscatto che in questo momento sembra lontanissimo, e io concordo sul fatto che in questo momento non sia da riscattare Morata, probabilmente neanche tra un anno, ma un attaccante giovane da far formare e crescere per avere poi la possibilità l'anno prossimo di promuoverlo, ok? E dato che comunque anche Cristiano Ronaldo se ne andrà, fare sì che questo attaccante giovane possa diventare l'attaccante del futuro della Juventus, che può essere Ken, può essere Vlahovic, che sono i due giocatori nati nel nuovo millennio che stanno facendo meglio sotto il profilo realizzativo e della posizione, e appetibili e possibili da prendere, e che conoscono già il campionato italiano. Poi ovviamente i nomi grossi tipo Haaland e Mbappé non li considero nemmeno, per diverse ragioni che non sto nemmeno qua a sottolineare. Quindi la mia strategia, la mia linea guida per la Juve del domani è trattenere Ronaldo, Dybala, Morata e aggiungerne un altro giovane che un domani possa poi fare le veci di Morata e Cristiano Ronaldo, magari appunto insieme a Dybala, che potrebbe rinnovare. Io me la giostrerei così, in questa maniera, però capisco che possano esserci delle necessità di far cassa, di alleggerire i bilanci, di ridurre le spese, dato che in questo momento la Superlega serviva ad aumentare i ricavi. Detto che la Superlega non ci sarà più, la strada alternativa è ridurre le spese, ed è giustissimo, nel mondo del calcio vanno ridotte le spese, quindi questo è un presupposto giustissimo per quanto mi riguarda. E ridurre le spese porta a sacrifici dolorosi sotto il profilo del giocatore che deve salutare, il giocatore forte che deve salutare la squadra, e quindi alla fine chi ci rimette siamo noi tifosi, perché perdiamo dell'appetibilità sotto il profilo tecnico, dato che sia Dybala che Ronaldo sarebbero una grande perdita per quello che è la Juventus e quello che ci può far vedere la Juventus anche sotto il profilo dello spettacolo. Questo purtroppo va detto. Però, nella giornata di ieri, sempre è balzata fuori questa vocina di un Ronaldo che sì, torna al Manchester United e potrebbe essere inserito Pogba nello scambio. Ora, siamo ben lontani, no, dal calciomercato, sappiamo che in questo momento se ne possono scrivere un po' di tutte, ma se diamo per assodato quel fatto che in questo momento non ci sarebbe bisogno di parlare di Ronaldo via dalla Juve, perché di notizie ce ne sono e ce le dà il campo, che è la cosa sempre più bella, parlare di cose che avvengono in campo, posso anche prendere in considerazione il fatto che potrebbe effettivamente rientrare Pogba nella trattativa, perché lo sappiamo, causa Covid ci sarà un po' di mercato fatto sulle intuizioni, no? L'anno scorso lo abbiamo visto, mercato creativo tra Chiesa, tra McKennie, tra Morata, sono bene o male tutti i prestiti. E non ci sono ancora stati scambi veri e propri di giocatori, se non Pjanic Arthur, ok? Che era però già stato concordato. Quindi lo scambio Ronaldo per Pogba potrebbe avere un senso. E torniamo un po' al discorso che facevamo prima: se è vero come vero che avrebbe più senso trattenere Dybala perché è un 93 piuttosto che Ronaldo che un 85, è clamorosamente vero che avrebbe molto senso scambiare Ronaldo che un 85 con Pogba che è un 93, ancora di più perché a centrocampo è esattamente il punto nevralgico del campo in cui abbiamo problemi da Berlino a questa parte, e non abbiamo mai più
trovato bene o male un giocatore come Pogba da quando se n'è andato l'anno successivo a Berlino, quindi il secondo anno di Allegri. Quindi sarebbe un grande pro, anche perché Ronaldo in questo momento a bilancio della Juve costa circa 25 milioni di euro, una roba del genere. E scambio Pogba-Ronaldo sarebbe come dire: wow, ho appena comprato Pogba a 25 milioni di euro, sotto il profilo squisitamente economico. Poi ovvio che Pogba e Ronaldo andrebbero valorizzati a bilancio nello scambio per, non lo so, 50-60 milioni di euro, quindi si genera pure la plusvalenza che è tanto cara alla Juventus, saremmo tutti d'accordo e avremo un giocatore che ci è mancato tanto negli anni e che va a migliorare un reparto che in questo momento ha bisogno. Poi secondo me però si torna indietro, si va a riformare quel cortocircuito secondo il quale ok, l'inserimento di Pogba, però Pogba in un centrocampo a 2 forse un po' di fatica la fa e sarebbe meglio un centrocampo a 3 con Pogba mezzala sinistra, che è stato un po' il ruolo che ci ha fatto innamorare di lui. E allora se giochi con una difesa a 4, che in Europa è quella che ti serve, un centrocampo a 3 per valorizzare Pogba, ecco che devi giocare con tre attaccanti, oppure un trequartista che può essere appunto Dybala e due punte. Quindi poi bisognerà capire se la permanenza di Dybala avrebbe comunque senso con Pogba o se paradossalmente la Juventus in questo momento vuole buttarsi nel vuoto più totale e fare lo scambio Pogba-Ronaldo e addirittura non rinnovare Dybala e venderlo per ricreare un po' tutta la squadra. Allora, come dicevo prima, io terrei tutti i giocatori forti, io terrei Dybala, terrei Ronaldo, terrei Morata e ne aggiungerei uno. Però vedete che ci sono tante strade, tante possibilità aperte. E se arriva un giocatore come Pogba, probabilmente è giusto andare a valorizzarlo, perché comunque, ricordiamoci che sebbene Ronaldo sia 85 e Pogba 93, quindi più giovane, io sono un 92, faccio quasi 30 anni, quindi diciamo che Pogba ha un po' lo stesso destino, no? E quindi avrebbe gli ultimi 3-4 anni nel top della carriera, poi si avvierebbe anche lui nella fase calante sopra i 30, che è un po' quella fase in cui i giocatori comunque possono giocare. Noi Pirlo al Milan l'abbiamo preso, che è circa quell'età, e che cosa ci ha fatto. Però non mettiamoci nella testa che ci saranno tantissimi anni ancora al top della forma, anche a livello di condizione fisica, di preparazione agli infortuni. Insomma, dopo ve lo assicuro, c'ho la sciatica che mi fa male da 2 anni, quindi perché io sono allenato con pane e merda e Pogba invece è un super professionista. Però c'è da tenere in considerazione anche questa cosa qua, perché Ronaldo sia un 85, sì, sta facendo queste cose qua, ma rientra in quella nicchia di giocatori come Buffon che sono super uomini oltre che super sportivi e che quindi anche età elevatissime possono garantire queste cose qua. Quindi riassunto, Pogba Ronaldo sarebbe uno scambio da fare assolutamente. Però c'è anche la possibilità, nella quale in cui magari la Juventus non ha bisogno proprio in questa stagione di ricominciare ad abbassare tremendamente le spese, nelle quali si può trattenere tutto quello che c'è e aggiungere qualcosa, perché se quest'anno abbiamo avuto una buona base ma c'è mancata la continuità, secondo me tanta della continuità che c'è mancata, fra tutti gli errori tecnici che ci sono stati con Pirlo, tra tutti gli errori individuali che ci sono stati nei giocatori, anche per la mancanza di ricambi di qualità nelle partite importanti, e abbiamo sempre dovuto spremere determinati giocatori che ci davano garanzia. Ma fatemi sapere un po' qui sotto nei commenti, secondo voi, se è giusto eventualmente cedere Ronaldo per Pogba e se secondo voi davvero qualcuno dovrà lasciare la Juventus.